Come si dice tanto in inglese? Forse hai già sentito parlare di a lot, much and many, però le regole per usare queste tre parole sono veramente troppo complicate. Ecco cosa ti insegnano a scuola. Usiamo a lot or a lot of per le frasi affermative. O tanto da fare sarebbe I have a lot to do. Usiamo much al negativo e al negativo per uncountable nouns. Non c'è tanto tempo? There isn't much time. Hai tanto da fare oggi? Have you got much to do today? E invece usiamo many, sempre al negativo e interrogativo, ma per countable nouns. Non c'è tanta gente in ufficio oggi. There aren't many people in the office today. Hai ancora tante mail da mandare? Do you still have many emails to send? Vedi, è veramente troppo complicato. Quindi ti do un trucco per evitare tutte queste regole. In realtà, in inglese è vero. Ti serve solo una di queste opzioni. A lot, oppure a lot of, funziona sempre. Ricordati che usiamo a lot quando lo usiamo da solo. Per esempio, ah, mi piace tanto. I like it a lot. Invece usiamo a lot of quando è seguito da una cosa. Ho tante lezioni oggi. I have a lot of lessons today. Quindi, guardiamo tutti gli esempi di prima, ma invece di much and many, usiamo solo a lot e vediamo se funziona. There isn't much time. There isn't a lot of time. Do you have much to do today? Do you have a lot to do today? There aren't many people in the office today. There aren't a lot of people in the office today. Do you still have many emails to send? Do you still have a lot of emails to send? Se tu preferisci usare much and many, non c'è problema, anzi. Ovviamente ci sono eccezioni. Eh, sfumature che non ci permettono di sostituire much and many sempre con a lot per esempio se vuoi dire troppo dobbiamo per forza dire too much o too many se vuoi tradurre tanto in inglese puoi solo usare a lot oppure a lot of così è tutto più semplice ti lascio con un paio di frasi da tradurre eh, cerca di usare solo a lot oppure a lot of e come sempre Puoi mettere le tue risposte nei commenti. Ok, super easy.